Oggi un saluto, buon pomeriggio allora agli amici di Ciao Como che ci seguono con il web ma anche con la radio, e allora eccoci qua anche oggi a parlare di sport. Il dettaglio nel specifico lo potete trovare poi anche sul nostro sito web, soprattutto le Paralimpiadi che anche oggi hanno riservato grandi soddisfazioni per la provincia di Como indirettamente, visto che Zanardi ha portato a casa un'altra medaglia, Federica Maspero invece non è riuscita a qualificarsi per i 200 metri per la finale, ma ha avuto una prova veramente importante, quindi comaschi che si stanno facendo ben valere, Zanardi capeggiato da una equip importante come la Enervit. Oggi però noi parliamo di pallanuoto alla femminile e devo dire che con piacere finalmente è tornato dopo la pausa estiva a trovarci colui che deve diventare il nostro opinionista anche per quanto riguarda il mondo giovanile. Speriamo di poter valorizzare quindi pienamente il mondo giovanile, che è Tete Pozzi. Buon pomeriggio Tete. Grazie, soprattutto buon pomeriggio a te. Ben ritrovato. Ben ritrovato nel nostro appuntamento dedicato anche alla pallanuoto alla femminile, visto che tu... Partiamo con la pallanuoto femminile. Ok, partiamo con la pallanuoto femminile. Piccolo riepilogo, in questi mesi, dopo aver guidato per tanti anni la formazione femminile di serie A2, hai deciso di farti da parte e di guidare solo le giovani, giusto? Due le hai portate qui oggi, allora sì. Iniziamo da loro, le presentiamo e poi farai un po' l'opinionista. Dunque, sono due figlie d'arte. Esatto. Perché ho avuto il piacere di giocare con entrambi i papà di queste due ragazze per tantissimi anni. Quindi partiamo dalla sorella piccola della stirpe Romanò. È la terza di tre sorelle che ho avuto il piacere, la fortuna di allenare. Il nome? Partiamo da Bianca, in questo caso è Bianca Romano, è di 14 anni, prima liceo, ed è la terza, diciamo, di tre sorelle, tutte e tre inserite nel mondo della pallanuoto. E un anno più piccola, Rebecca Bianchi, figlia di Gaetano Bianchi, un gran giocatore come Martino Romano, perché adesso non vorrei entrare in questo vortice, Rebecca Bianchi, un anno in meno, terza media, e sono due ragazze decisamente valide, due ragazze importanti per quello che riguarda il settore giovanile femminile della Comunuoto. Ecco, le alleni tu, giustamente? Quest'anno alleno solo loro, sostanzialmente non solo loro due, ma solo il settore giovanile. È stata una scelta ponderata, ne abbiamo già discusso, l'idea è quella di creare il rapporto più alto, diciamo, tra la prima squadra e il settore giovanile, con tutto sommato con un gruppo che a me piace molto allenare sul settore giovanile, e spero di poterlo fare al meglio in modo da dare linfa poi alla prima squadra. Allora, abbiamo iniziato e iniziamo oggi a questo spaccato sportivo che noi vogliamo dedicare giustamente a un po' il mondo giovanile, alle più giovani. Questi sono due esempi davvero lampanti di quasi bambine, poco più che bambine, adolescenti. Se no si offendono sicuramente, però insomma, ecco, con l'autorizzazione dei genitori, assolutamente le foto e tutto quanto, perfetto. Allora dai, sentiamo. Conosciamole anche da vicino, queste due ragazze, capiamo un po' quanto ha inciso, credo molto, un papà che per anni ha giocato a pallanuoto. Allora, partiamo con Bianca che è la più grande delle due. Da quanti anni giochi? 9 anni. E il ruolo che ricopri? A noi risulta centroboa. Sì, centroboa. Però al marcatore. Lei è una ragazza che per scelta vorrebbe marcare il boa, io per scelta la vorrei far giocare un altro ruolo, adesso ovviamente a quest'età già si iniziano a delineare i ruoli, ovviamente, no? Ormai non è più un gioco, cioè sì è un gioco, però voglio dire c'è già qualche un po' di agonismo. Sì, loro diciamo che da quanti anni giochi che non ho sentito prima? 9. Ecco, appunto, loro hanno iniziato prestissimo e praticamente hanno già un loro modo di essere in acqua. Bianca in effetti è un difensore molto forte, però essendo così piccole sarebbe opportuno, per quel che mi riguarda, riuscire a specializzarle in qualunque ruolo. Dopodiché avranno tutta la vita per sviluppare al meglio quelle che sono le proprie caratteristiche. Rebecca invece da quanti anni giochi? 6. 6 anni, e il ruolo? Attaccante. Loro ridono perché comunque hanno un loro modo di vivere, che è questo, che è la loro fortuna comunque, meno male.
che sono così. Sono due ragazze molto forti. Come riesci a conciliare quello che poi è anche un po' di ordine, un po' di disciplina, ovviamente, con l'aspetto goliardico di ste ragazze? Dunque, innanzitutto lo facevo già con le grandi, quindi vabbè, l'aspetto goliardico è perché concepisco le cose solo con il massimo divertimento, concepisco lo sport solo in questo senso. A livello giovanile ancora di più, è anche vero che ci capita a volte di scontrarci parecchio, ma di fatto penso di essere un allenatore, non un buon allenatore nel senso bravo, un allenatore buono, quindi spero di insegnare più che urlare. Sei d'accordo? Sentiamo che cosa dicono queste ragazze, perché poi voglio dire, vediamo un po' che cosa dice Rebecca e poi Bianca. Allora, quanto insegna? Lo so che con lui alle spalle è difficile poter dire qualsiasi cosa. Rebecca, prego, dai. È bravo. Ma quanto ti urla sto coach? Poco, ok. Cioè, poco perché sono brave comunque. Ascolta Rebecca, ma è stata la tua prima passione, ovvio. Ecco, sì. Perché come diceva prima Tete, lui ha giocato con tuo papà, no? Tuo papà molti anni ha giocato a pallanuoto. Sì. Ecco, non dico che è stata una scelta obbligata o quasi, come Martino Romanò più o meno, ma il papà quanto ha inciso sul fatto che tu poi adesso ti ritrovi a giocare nell'under 15 della Comonuoto, pallanuoto? No, niente, ho deciso io di iniziare. Sì, lui mi dava dei consigli anche, mi ha consigliato di questo sport e io ho iniziato. Ma è una cosa che possiamo dire, è stato il primo sport, hai iniziato subito con... No. Cosa hai fatto? Prima ho fatto ginnastica artistica per neanche un anno, e hip hop mi sembra. E poteva andare avanti. E poi invece hai fatto la svolta e sei andata in piscina. Sì. Perfetto. Bianca, sentiamo anche te. Allora, è stato anche per te la pallanuoto. Quanto un papà come Martino, che insomma ha giocato tanti anni assieme a Tete. E allo zio, tra l'altro. E allo zio, giusto? Sì, esatto, certo. Anche Carlo, giustamente. Più che altro. Che siete una famiglia veramente che insomma, se non c'è l'acqua non state bene, esatto. Sono a casa. Più che altro sono state le mie sorelle a indirizzarmi su questo sport, non tanto mio papà e mio zio. Però non è stato il mio primo sport, perché prima comunque ho provato nuoto sincronizzato, ginnastica artistica, danza. Anche tu la ginnastica artistica, vabbè, l'hai provato in forza. Peccato, perché erano altri livelli. E poi anche la scherma. Sì. Ah, per Bacco. Oh. Però tutto per poco. Ho capito. E poi alla fine hai detto, vabbè, faccio la pallanuoto. Esatto. Come riuscite, io credo ragazzi sia importante dire anche questo, a conciliare lo studio, perché studiate tutte e due, giusto? Sì. Esatto, con gli impegni agonistici, la pallanuoto, gli allenamenti e poi quando c'è il campionato, anche il campionato. Bianca, iniziamo da te. Quando esco da scuola faccio subito i compiti e poi vado ad allenarmi. Rebecca, è facile, però poi bisogna anche sapere conciliare le cose e farli bene i compiti, ovviamente. Rebecca. Anche io come lei, oppure la sera ripasso un po' dopo l'allenamento. Ho capito, va bene. Hai la forza di farlo, sì. Sì, sì. Ho capito, va bene. E non gli chiediamo se sono fidanzate, Tete, possiamo chiederglielo oppure no, perché sono un po' giovani. Non so, Rebecca, su questo argomento cosa ci puoi dire? Okay. Attualmente single. Siamo online, vi ricordo. Abbiamo due single, però. Vi ricordo che adesso siamo online. Sì, dopo, soprattutto dopo che i genitori poi ti guardano. Dopo l'uscita, magari in streaming, eccetera, sicuramente avremo. Bisognerà fare una selezione perché arriveranno le richieste. No, io posso, ma come posso no? Completare, visto che per una volta non devo far domande, ma posso dare... Ma devi far domande, anzi, scusami, tu devi fare... Sì, anche... però in questo caso le conosco, quindi so anche la veridicità delle risposte. No, io posso dire che loro sono oltretutto un esempio di presenza e di serietà. Loro sono sempre presenti e l'anno scorso il fatto che abbiano esordito in A2... non è stato un premio tutte e due hanno fatto esordire. Sì, tutte e due, però ripeto con assoluto merito, nel senso che ci sono state delle situazioni che l'hanno permesso e sono stato ben contento di farlo. Scusa Rebecca, quanti anni avevi quando hai debuttato in Serie A2? 12. Cioè 12 anni? Cioè veramente è una più piccole, o sbaglio? Che sì, anche, tu Bianca quanti anni avevi? 13. Sì, loro girano di un anno di differenza. È stato sicuramente un premio, è perché se lo sono meritato. Sono due ragazze che si allenano molto seriamente. Adesso scolasticamente vediamo, lei deve finire le scuole medie, lei è al primo anno
al liceo. Tu, Rebecca, fai la terza media, giusto? Sì. Sono terza media, invece tu sei al primo anno, vero, sì. Bianca? Ok, perfetto. Quindi sono oggi abbiamo qua in studio davvero due giovanissime. Speriamo, ecco, Tete, l'auspicio è che nelle prossime settimane si possa avere anche altri giovani, altri vivai, diciamo, sì, così. La volontà è quella di far capire che si può fare sport ad alto livello, giusto. Allenamenti quotidiani, perché loro si allenano 5 volte alla settimana, poi ovviamente a seconda dei rientri delle situazioni possono essere 4, però in realtà la possibilità di allenamento è addirittura di 5 volte, più o meno da un'ora e mezza a volta, però riescono a far conciliare le cose con una passione ovviamente gigante. È compito nostro, in questo caso compito mio, successivamente vedremo altri coach in questa sede, tenere l'entusiasmo molto alto. Come si fa, coach? Ecco, la domanda è per te ovviamente, ed è molto seria in questo caso. Come si fa a tenere alta l'attenzione a delle teenager, perché ovviamente poi sappiamo tutti, ci sono varie tentazioni, tante cose anche che possono distrarre ovviamente da quello, sì, che poi anche... loro, essendo due modelle, sicuramente hanno tante distrazioni. No, il ragionamento è che è quello che ho sempre provato a insegnare, cioè loro finché si divertono puoi far fare tra virgolette quello che vuoi a questa età. È vero che il divertimento deve essere accompagnato a risultati, a una certa, come dire, passione per quanto riguarda la loro crescita. Loro è vero che hanno esordito in A2, ma di fatto fanno parte di un settore giovanile, giocano in più categorie del settore giovanile, ma sono comunque impegnati in una crescita costante, e questo per ora le porta ad essere sicuramente due atlete validissime, perché pallonisticamente parlando, adesso mi spiace dirlo che loro sono presenti, ma sono molto forti, tra l'altro in due ruoli completamente opposti, cioè una tende a difendere e una tende ad attaccare oggi come oggi, ma diciamo ad alto livello. Quindi Tete, se diciamo che il futuro della Como Nuoto al femminile passa assolutamente, dalle loro mani, assolutamente da loro e dalle ragazze che si allenano con loro. Esatto. Il mio obiettivo è proprio quello di creare il primo passaggio forte per quanto riguarda la prima squadra con questo gruppo, con questo settore giovanile. Non è facile, però credo, perché sicuramente... Quante ragazze hai a disposizione? Tete, dunque, attualmente intorno ai 14 anni, dai 14 anni in giù, diciamo, dai 14 fino ad arrivare ai 10... Abbiamo circa 30 e passa ragazze, siamo intorno alla trentina, quindi dall'under 15 a scalare. Quest'anno ci presentiamo ai blocchi di partenza con tutti i campionati, under 17, under 19, under 15, e avremo anche la possibilità di fare dei campionati più piccoli, solo che non abbiamo, come dire, il campionato, perché siamo una delle poche società a fare così tanto reclutamento giovanile. Beh, insomma, però sono numeri importanti. Attualmente sono numeri belli, sono molto validi, che ovviamente vanno a cozzare con gli spazi che sono risicati, perché ci sono poche piscine, in questo caso a Como, e quindi c'è sempre questa costante lotta nel cercare di avere più spazio. È anche vero, ripeto, che siamo fortunati in questo caso, che abbiamo due ragazze, oltre a essere, ripeto, pallonisticamente molto valido, due ragazze molto serie. Ho capito, molto bene. Ragazze, cosa vi ha dato lo sport? Che cosa vi ha insegnato? Che cosa vi ha portato di buono? E ovviamente, magari, Bianca, insomma, te, che cosa vi ha tolto lo sport? Se vi ha tolto qualcosa? A me lo sport non ha tolto niente, cioè mi ha solo aiutato anche a crescere e a imparare dei concetti che secondo me solo lo sport ti sa dare. Quello di squadra, di un gruppo comunque, e anche lì di rispetto, e basta. Beh, insomma, questo è molto importante. Senti, una curiosità, ma a casa tu e le tue sorelle di che cosa parlate quando magari avete qualche minuto libero? Di ragazzi o di pallanuoto? Perché mi pare abbastanza... Di cosa si parla? Dipende, cioè, soprattutto di pallanuoto, io e la più grande, invece quella di mezzo... la più grande è Maria. Giusto? Maria, sì. Romanò. E scusa se posso. Prego, prendo il microfono. Chiedo scusa. Maria, che giustamente me l'hai fatto notare adesso... in mente, è il mio aiuto per quanto riguarda questo gruppo, quindi addirittura stiamo provando a far iniziare una carriera anche da allenatrice. Anche lei è studentessa universitaria, è assolutamente una ragazza di altissima qualità, quest'anno parte anche con la carriera di aiuto allenatrice per quanto riguarda appunto questo gruppo.
Bella, bella, bella questa cosa. Allora, quindi parlate praticamente. Come si chiama la seconda, l'altra tua sorella? Emma. Emma, perfetto. Ok, perfetto. Quindi abbiamo visto e esaminato un po' tutta la famiglia la stirpe Romanò, iniziata da Carlo, da Martino, ovviamente, poi portata avanti anche dalle tre figlie, eccetera, eccetera. Allora, tu, Rebecca? Io concordo con quello che ha detto Bianca, e anche soprattutto nell'organizzarmi bene. Riesco anche a uscire con gli amici. Cioè, ce la fai pure anche uscire? Sì, sì. Ah, perfetto. Genio! cosa ti ha tolto? Niente. Cioè, sacrifici, vabbè, sì, certo, ma si fanno con piacere? Sì. Ok. Gli hobby? Gusti, hobby particolari, se vi avanza del tempo? Andare in piscina. Mamma mia, vabbè. Cinema, non so, musica? Sì, cinema. Ok. Bianca? Io uscire in centro, oppure anche io cinema. Ok, perfetto. Tete, che altro c'è da dire? Insomma, queste due giovani, che sono ovviamente anche un po' emozionate, certo, un po' questa loro vetrina che sono prese quest'oggi, così a sorpresa, l'ho comunicato mezz'ora fa. Esatto, siamo proprio... è stata una cosa veramente sorpresa, però bella, dai, gradevole, sì, e simpatico. Sì, le ho portate direttamente dall'allenamento, tra l'altro. Esatto, si vede che ci hanno fatto a metà. I capelli ancora bagnati. Esatto, ancora i capelli bagnati, eravamo in comunuoto ad allenarci all'aperto. Perfetto. No, sono da dire, per collegarmi a quello che spero poi diventi un appuntamento anche con gli altri sport, lo faremo diventare, dai, c'è da dire che effettivamente loro sono una conferma che lo sport può essere praticato a qualunque tipo di livello, che ti dà la possibilità comunque di poter far conciliare le cose. Loro sono, beh, sono effettivamente emozionate, però sì, ma ci hanno detto, cinema, no, ci hanno detto tante belle cose, dicendo anche, ha detto che ho imparato a essere squadra, questo è bello, e sicuramente, e comunque tutti e due hanno detto che possono tranquillamente studiare, possono uscire con gli amici e possono fare anche lo sport, quindi ecco, tutto ovviamente basta sapersi organizzare e chiaramente avere anche la testa. È un discorso di organizzazione, probabilmente un discorso di anche di qualità nell'organizzazione, perché loro, ripeto, non fanno due allenamenti alla settimana, ma ne fanno ben cinque, quindi insomma, e al sabato giocano perennemente perché fanno parte di più gruppi e di più squadre. Oh, Tete, sai cosa possiamo dire per chiudere? Io vorrei sentire magari quali sono anche le ambizioni, le speranze, certo, di i sogni, perché no, di queste due belle e simpatiche ragazze che oggi sono venute a trovarci. Allora, iniziamo da te, Rebecca. Qual è il sogno nel cassetto, o i sogni nel cassetto, Rebecca? Vabbè, il mio Rebecca sogno, Bianchi, eccolo. Il mio sogno sarebbe arrivare a giocare in nazionale. Pensavo dicessi voglio fare la velina. No, giocare in nazionale, beh, insomma, e poi basta. Sì. Vabbè, hai detto niente. Bianca, qual è il mio allenare con te? Vedi, brava. E lei più parabeo. Vabbè, ok. Solo quello è il suo sogno. No, vabbè, se riesco anche in nazionale, però la vedo un po' dura. Vabbè, comunque, giocare, comunque ancora. Esatto. Cercare di giocare e di divertirvi, perché mi pare che sia l'una che l'altra, alla fine vi divertite. Chiudi tu, il saluto lo affidiamo al nostro Tete, che speriamo che anch'io ho il sogno di giocare in nazionale. Esatto, e ma di fare l'opinionista, ma dai, un ma po' quello, oggi l'ha iniziato quello a fare, partiamo, dai. Esatto, okay, questa è la partenza. Va bene, Tete, allora? Niente, io ripeto, sono contento di poter iniziare un qualcosa che può essere costruttivo, almeno a livello mediatico, per quel che riguarda i settori giovanili, spero che tutto venga fatto con divertimento. Dai, nelle con prossime gioia. Settimane inviteremo anche altri, allora, rappresentanti altri sport, del settore giovanile, altri sport, sarai tu a intrattenere con le tue domande, ovviamente. Vabbè, meno brillante, perché sennò, non conoscendo, vabbè, comunque, rischio anche poco. Ti preparerai, quindi. Dai. Certo, okay. Certo. Perfetto, grazie Tete. Grazie e soprattutto Rebecca e Bianca, un grosso in bocca al lupo anche per il vostro futuro. Grazie. Ciao ragazze, grazie ciao, davvero ciao. Di essere